è ufficiale. Qui da Super Classifica Show vi annuncio che siamo entrati trionfalmente nei Ruggeri anni 80, grazie al nuovo swing di Enrico Ruggeri. Ciao. Ciao, buongiorno. È arrivato bene qui alla Super e si è appena fatto un Sanremo, direi, con gloria. La gloria bacia sempre i valorosi. Tu ti senti più musicista, cantautore, interprete? Qual è il tuo ruolo preferito? Ma direi che musicista è un termine che racchiude un po' tutte le cose. Ti soddisfa, ti completa? Sì, perché poi questo vuol dire cantare, scrivere per altri, suonare per altri, fare arrangiamenti. In questo momento fa molto per altri, è per questo che siamo entrati negli anni Ruggeri. Ricordando i Ruggenti, che allora era tutto swing, lui è tornato col nuovo swing, il titolo del suo 45 che ha presentato a Sanremo. Ecco, fammi qualche nome di star a cui tu hai dato le tue opere. Innanzitutto Loredana Bertè, direi. Il mare d'inverno. E insieme a Schiavone, che è il chitarrista del mio gruppo, 4 pezzi per il suo album, molto ben e degnamente interpretati. E poi i Canton, i ragazzi che hai visto anche tu a Sanremo, quelli di Sonnambulismo, e poi in precedenza avevo fatto Diana Est. Sì, mi ricordo, che è stata anche qui Diana Est, una ragazza che... Sì, ricordate, quel nord-est era lei. Esatto. Faceva un pezzo di Enrico Ruggeri che va anche di moda, è il musicista che va, è il tuo momento questo. Insomma. Ma queste radici sono casalinghe, perché la mamma di Enrico è una pianista, no? Sì, insegna pianoforte. E tu hai imparato da lei? È difficile che i genitori... No, perché mi trattava troppo bene probabilmente, quindi non riuscivo a avere quella soggezione necessaria. Non c'era severità. Per imparare, esatto. Allora invece più tardi, piano piano, ho cominciato a suonare qualcosa. Ma lei condivide questo tuo modo di fare musica, di scrivere musica, sì, di interpretare? Sì, in realtà lei viene da un altro mondo, quindi magari io faccio in 5 minuti quelle cose che lei fa con dei procedimenti molto più lunghi, più giusti per il tipo di musica che fa lei, che è la musica classica. Ma una madre può essere consigliera, non dico maestra, ma consigliera? No, può starti vicino, ma in silenzio. Può essere magari critica, sì. ma non dare consigli. No, basta la sua vicinanza silenziosa soprattutto. Dunque, a Sanremo solo, ma a Sanremo tu eri già stato invece in buona compagnia nell'80, sì. Era Contessa ed ero biondo. Eri biondo, era Contessa ed eri Decibel. Ed ero Decibel. Adesso invece sei Enrico Ruggeri, sei Bruno, sei solo, però... Non hai abbandonato i Molotov? No, Champagne Molotov, difatti erano tutti a Sanremo con me, prosegue una felicissima collaborazione con loro. E qui invece sei venuto solo, però noi ti abbiamo riservato una sorpresa. C'è un pianoforte d'epoca, proprio è nato con lo swing. Il tuo vecchio... Sì, un vecchio pianoforte che ho abbandonato qui e oggi lo riutilizziamo. Che rimane ormai a questi studi per il suo campione. Anzi, toglieranno gli studi e rimarrà il pianoforte. Perfetto. Per cui è... No, me l'ho dimenticato. Tu dovevi farmi presente una cosa. Cosa dovevi farmi presente? Ah, presente. Tieni presente che dovevi farmi presente una cosa. Allora è l'album. C'è un album che è presente sul mercato, si intitola Presente, è un LP nel quale c'è anche questo nuovo swing. Certo, ci sono tante cose gustose. Interessanti. Tenetelo presente. E allora... Enrico Ruggeri, ciao e buona esecuzione, mi raccomando, il piano, trattalo bene, voglio il mio meglio. È molto sensibile, è anche stonato questo. Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo invece che appassire, ma non puoi accettarlo se ne sei coinvolto tu. Corri fuori a cercarlo oppure non voltarti più. La parola Dio non si concepisce mentre sfila lento quel corteo di esistenze apparentemente lisce, ma un telefono suona e tutto ricomincerà, e stavolta sia la volta buona che il presente scivola già. A Super Classifica Show c'è Enrico Ruggeri. Parte piano il nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring, cambia il tempo attorno a te.
showman hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu, ma poco dopo non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci. Un minuto e poi torna il vecchio inciso e una donna resta qui tra noi. Sento il peso dell'ultimo sorriso di uno sguardo stremato in una stagione che va, non sarà cancellato, ma suoniamo, poi si vedrà. Alto e piano, nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Strumentisti, session man, hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu, poco dopo